Benvenuti, bentornati a tutti. Faccio un riassunto velocissimo della scorsa puntata, poi riprendiamo da dove siamo rimasti. Questi sono gli incontri proprio adatti, insomma, a voi, perché si parla dei laici che sono, siete voi, adesso lo vedremo, nella vita della Chiesa. Quindi qual è il compito dei fedeli laici dentro la comunità cristiana? Perché, come accennavo già nell'introduzione della volta scorsa, quando noi parliamo di Chiesa, finalmente Chiesa uguale Vaticano, pure uguale vescovi, cardinali, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa, diciamo, non molto corretta identificazione tra la Chiesa e la gerarchia, che è una parte della Chiesa, ma la parte principale della Chiesa non è la gerarchia. I preti in tutto il mondo sono 400.000, 450.000, i fedeli sono oltre un miliardo, minoranza assoluta, insomma, no? Quindi ecco, bisogna un attimo aprire un pochino più, un po' di più gli orizzonti. Quindi adesso andremo a vedere insieme. La volta scorsa abbiamo introdotto il tema, abbiamo ripreso, la stiamo vedendo dall'anno scorso, la Costituzione del Concilio Vaticano II che parla della Chiesa, quindi riprendendo un pochettino alcune cose già fatte e altre che dobbiamo fare. L'anno scorso abbiamo visto che la Chiesa è un mistero uscito da Dio, che è anzitutto l'insieme del popolo di Dio, che poi è diversificato. C'è sta la gerarchia, che è il terzo capitolo, che stanno i laici, tutti sono chiamati alla santità. C'è una particolare categoria di persone che sono i consacrati, i religiosi. La Chiesa esiste perché cammina verso il paradiso, quindi l'indole escatologica, e la Madonna è la prefigurazione, l'immagine perfetta della Chiesa. Sto andando velocissimo perché questo è ancora il riassunto della puntata precedente. Poi abbiamo cominciato a vedere chi sono i fedeli laici e quindi che vocazione, che missione hanno nella Chiesa. Abbiamo visto il ruolo che hanno, quindi i laici nella Chiesa, la natura e la missione che hanno i laici, la dignità dei laici, l'apostolato dei laici, la funzione sacerdotale delle gare profetiche, i rapporti con la gerarchia. Questi sono un po' i punti di analisi del ruolo e della funzione di un laico, di un fedele laico nella Chiesa. E poi abbiamo cominciato a approfondire i punti. Oggi completeremo. Allora, i laici e la loro funzione, anzitutto. Allora, abbiamo già detto che i laici sono la maggioranza dei fedeli nella Chiesa. Allora, hanno degli stati di vita differenti. Il più importante è il matrimonio, perché molti fedeli laici hanno la vita strutturata da un sacramento, che è il sacramento importante, più importante di quello che pensiamo. È il primo campo di santificazione di quel tempo alle persone che sono sposate. Quando noi saremo morti, quando voi sarete morti, a me mi chiede un'altra cosa, il nostro Signore vi presenta i 10 comandamenti e poi l'atto del matrimonio, i figli che già avete, d'accordo? Quindi hai fatto bene il marito con la moglie, il padre con la madre, oltre che osservare i 10 comandamenti, insomma, è un compito fondamentalissimo, perché quello che fanno gli sposi l'uno per l'altro, i genitori per i figli, sono compiti che nessuno può sostituire. Abbiamo visto che anche tra i laici però ci sono coloro che non si sposano o che scelgono la verginità pur senza diventare suore o monache e hanno comunque una funzione importante. La cosa fondamentale è, attenzione, l'indole secolare del laico. L'abbiamo accennato la volta scorsa. Che vuol dire? Secolare viene da secolo. Secolo è sinonimo di mondo. I laici vivono nel mondo. E quindi che significa? Significa che devono cercare la santità nel mondo e che devono portare il mondo a Dio. Loro devono diventare santi nel mondo e quindi compiendo anche delle attività eminentemente comuni alle altre persone e aiutare i loro simili ad accostarsi al Signore. Si dice appunto santificare il mondo e santificarsi nel mondo. Quali sono gli ambiti di santificazione dei laici? Io faccio sempre, mi metto sempre in mezzo due mercoledì, io sono una vocazione cosiddetta adulta, perché io ero fidanzato con intenzioni serie di matrimonio, perché sono fidanzato 7 anni, non una settimana, quindi ho lasciato la fidanzata perché è venuta questa variazione di programma non prevista. Ho finito l'università e ho già cominciato a lavorare. Mi piaceva anche un pochino la politica, anche se non lasciamo nel mistero che cos'era. Quindi famiglia, lavoro professionale, politica, cultura sono ambiti rigorosamente laicali. Io adesso che faccio il prete
non c'ho più la fidanzata, non ho riconsegnato il tesserino da praticamente procuratore, non faccio più politica e non bisogna fare politica, d'accordo? I preti, la gerarchia non devono fare politica, né diretta né indiretta, anche perché, capite, se voi tutti quanti di destra vi dico che io sono di sinistra, ah, già cominciamo, non mi confesso per questo comunista, oppure il contrario, capite? Quindi ci sono anche motivazioni terra a terra. Cosa che sta attenti pure con la squadra di calcio, capito? Io so per certo che alcuni parroci hanno detto, io grazie a Dio mi è passata la visita per pallone, alcuni parroci che sono un po' ancora un po' tifosetti, allora tu non ci vedi, dici, la squadra di calcio, che ha più uno di Gesù della Roma, io sono laziale, non mi confesso con te, capito? Cioè, capito? Quindi un prete, meno si schiera, insomma, meglio è. Quindi questi sono ambiti rigorosamente laicali, capite? Quindi di santificazione proprio appunto del laico. Ecco, certo, un altro aspetto, e qui abbiamo per esempio qualcuno insomma dei presenti che grazie a Dio collabora un po', è anche la partecipazione, la collaborazione diciamo all'azione pastorale della Chiesa. Qua ci stanno un paio di catechiste, c'è lei, membro del consiglio pastorale, ci sono tante forme importanti e belle di collaborazione dei laici alla vita della Chiesa. Ecco, però un laico non è, attenzione, dice io sono un laico impegnato, ah però non fai niente in parrocchia, a me non mi sentirete mai, questa è una cosa, non mi sentirete mai dire ah tu non fai niente in parrocchia, stanno alcuni pochi parroci che stufano un po', ah tu non fai questo, non fai niente, io non lo dirò mai, d'accordo? Perché se una persona ha voglia di offrire la sua disponibilità, sono tutti benvenuti, ma se una persona questa non la sente, non c'è problema. Ma non è che per questo è un cristiano di serie B, siccome non è impegnato in parrocchia, è cristiano no, perché se questo è impegnato bene nella famiglia, cura bene la famiglia, lavora bene o fa delle cose utili, per esempio la cultura, il cinema, il teatro, fatto in un certo modo, la politica, nel mondo, sono gli ambiti suoi, dice padre non mi rimane tempo per lavorare in parrocchia, io dico subito, vai tranquillo, capito? Ti preoccupare, capite? Perché un laico deve capire che la cosa principale è il suo, capite? Sarebbe come se io stessi sempre in giro, capito? Gironzolare, non mi occupassi, voi capite? Se c'è un prete che deve fare, un prete deve fare tre cose fondamentalmente, eh? Uno, deve curare la formazione dei laici, deve tra virgolette predicare il Vangelo, capite? Perché lo deve fare, perché le persone hanno il diritto, chi vuole, di ascoltare, di amministrare i sacramenti, disponibile per le confessioni, deve celebrare la messa. Poi ha degli incarichi ecclesiali, io devo fare il parroco, quindi devo condurre sotto tutti i punti di vista, anche terra a terra, pure chiamare impresa di pulizia, pulire la chiesa un mozzo di giorni, devi avere la chiesa pulita, ordinata, quindi cose anche molto molto concrete. Di queste cose mi occupo principalmente. Poi è chiaro che dove possibile, capite, uno cerca di essere presente, vicino, accompagnare le persone nei loro ambiti, capite? Però sarebbe un disordine se io mettessi a lavorare, d'accordo, per andare vicino a chi la mettessi a fare politica per stare vicino al politico, perché nella Chiesa c'è un ordine, una distinzione delle funzioni dove, come in ogni famiglia ordinata, la famiglia funziona tanto quanto ognuno fa bene ciò che di specifico c'è nel proprio ambito, nella propria missione. Quindi questo era ci siamo fermati qua la volta scorsa. Oggi c'è da affrontare un tema molto importante, che è quello del sacerdozio comune dei laici. Noi quando sentiamo parlare di sacerdote pensiamo subito, normale e anche giusto, al sacerdote nel senso l'uomo, il ministro di Dio, l'addetto del tempio, eccetera. Questo è normale, ma prima di questo sacerdozio, che si chiama sacerdozio ministeriale, ce n'è uno che viene conferito, cioè avete voi, col sacramento del battesimo. Tutti quanti, scrive San Paolo, siamo in Cristo sacerdoti, re, profeti. Che significa? Veramente, non è uno scherzo questo qui, perché il battesimo è un sacramento, non è un bicchiere d'acqua, capite? Il battesimo è un sacramento, l'ordine sacro è un sacramento, il matrimonio è un sacramento. Quando si parla di sacramenti, si parla di azioni divine che hanno effetti ben precisi. Allora, il sacerdozio comune è, secondo l'insegnamento della Chiesa, più chiaramente semplifico, perché non stiamo facendo lezioni in alte facoltà teologiche, no? Queste sono cose che servono, spero che possano servire un pochino a voi, per aiutarvi, per farvi crescere un po' anche nella comprensione, no? di chi
quindi siamo della nostra funzione, è una partecipazione vera al sacerdozio di Cristo. Chi è un sacerdote? Un sacerdote è uno che si mette in qualche modo in contatto con Dio. Che fanno i sacerdoti? Pregano, offrono i sacrifici a Dio. Questo qua è proprio in tutte quante le culture, anche pagane. Voi sapete che anche i romani c'erano i sacerdoti, capito? Anche le culture profane avevano sempre la funzione sacerdotale. Che fa il sacerdote? Prende l'agnellino e lo sacrifica al Signore, oppure fa una bella preghiera, fammi una preghiera, rende propizia la divinità. Ecco, diciamo che questa idea del sacerdozio, che è universalmente diffusa, c'ha un fondo di verità. E quindi come un battezzato partecipa a questo? Allora, numero uno, voi sapete, col battesimo si diventa figli di Dio, la prima forma di esercizio del sacerdozio battesimale qual è? Il diritto a ricevere i sacramenti, che è una cosa importante, perché i sacramenti sono i mezzi con cui la salvezza che Gesù ha operato viene trasmessa agli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, capite? Voi in quanto battezzati avete il diritto di andare a messa e di fare vera comunione. Voi sapete, dice, questo lo sappiamo, quando siete bravi sacerdoti, sapete che noi sacerdoti siamo sempre sotto il mirino, capite? Perché a torto o a ragione ci sono evidentemente sempre dei giudizi, d'accordo? Che se sono giudizi oggettivi ci possono pure stare. Un bravo sacerdote è un sacerdote meno bravo, d'accordo? Generalmente diciamo, facciamo vita così. Come un bravo sacerdote è uno che fa le cose fatte bene, insomma, con cura, con amore, d'accordo, con attenzione. Allora, anche un fedele laico, come lo esercita il sacerdozio? Per esempio, lo sapete, quante volte faccio la comunione, come mi accosto alla comunione, quanto sono contento, quanto la preparo, mi confesso, quanto mi confesso, come mi confesso. Queste sono funzioni sacerdotali, che voi ce l'avete, se le esercitate bene, se non le esercitate, peggio per voi, ma ce le avete, capite? E da queste dipende la vostra santificazione, perché l'esercizio del sacerdozio battesimale, attenzione, è per la santificazione personale. Cioè, se tu non eserciti questo tuo personale sacerdozio, alla santità non ti ci avvicini. Il sacerdote ministeriale, così capite, cioè io sono sacerdote non per me, ma per il prossimo. Domanda, no? Voi sapete, io posso confessare tutti, pure il Papa posso confessare, eh? Se il Papa viene a coronare, confessi, se mette in ginocchio la soluzione, tranquillo, ma io posso confessare a me stesso? No, non posso. Posso battezzarmi da solo? No. Posso cresimarmi da solo? No. Mi sveglio una mattina e dico, mo' mi ordino vescovo. Ordiniamo vescovo? No. Quindi il sacerdozio ministeriale serve alla santificazione degli altri, quindi è un servizio. Però io, Santa Costino diceva, per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano. Io mi confesso, e non c'ho vergogna a dirlo, mi confesso molto spesso, e cerco di confessarmi quanto meglio possibile. Anche il Papa lo dice, si confessa spesso, quindi non dice, ma il Papa non si confesserà mai. Come non si confessa mai? Il Papa si confessa per tutti gli altri, d'accordo? Speriamo che non si confessi peccati troppo grossi, sicuramente no, capite? Perché poi ci sono varie gradazioni di confessione, no? Ecco, però, perché pure un'imperfezione, pure se io rispondo in maniera sgarbata a una persona, è oggetto, anzi, certe volte, insomma, devi stare molto più attento alle cose piccole che alle cose grosse, no? Quindi, l'esercizio del sacerdozio nella ricezione dei sacramenti, capito? Quindi, se non lo fate, questo non va nessuno al posto vostro, possono essere preti tutti quanti preti del mondo, ma se voi non esercitate il vostro sacerdozio, che vi mette in condizione di ricevere quei doni che attraverso anche i ministri Gesù vi dà. Seconda cosa, la preghiera personale. Voi sapete, comprete, sempre per farvi capire la differenza, io per esempio tutti i giorni, penso che l'avete sentito dire, no? Un prete mi dice, una volta si chiamava il breviario, la liturgia delle ore. Voi sapete che se un prete non dice la messa non fa peccato, perché la messa, secondo il diritto canonico, quotidiana è caldamente raccomandata. Cioè, se io non celebrassi la messa non mi devo andare a confessare. Certo, sarebbe una cosa, insomma, a me non è mai successo, insomma, per un prete che non celebra la messa, ma se io non dico il breviario faccio peccato mortale, perché il breviario è la preghiera che io faccio
per voi, non per me. Quindi non è come quando faccio la meditazione, vado a fare l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento, quindi che curo la mia crescita personale. Quella preghiera è la preghiera ufficiale della Chiesa che serve alla santificazione di tutto il popolo di Dio, proprio per me che sono parroco, in particolare per voi. Cioè, se mezza sermoneta, spero che succeda anche qui come è successo al Corpo, cioè dopo diverso tempo che una persona sta in parrocchia, succedono delle cose belle, perché di qualche persona che si riavvicina al Signore, belle storie, d'accordo? Ma queste non accadono perché il prete chissà chi, accadono se il prete prega per le persone. Voi sapete che una messa domenicale, un parroco è obbligato, sotto pena di peccato grave, ad offrirla per il suo popolo. Voi dovete sapere che ogni domenica c'è una messa celebrata per voi, per forza. Se io non sto in parrocchia e sto per esempio in vacanza e celebro la messa, io quella domenica non posso dire la messa per mia madre, perché pure se sto in vacanza, la messa domenicale non la devo celebrare, fino a quando sono parroco, la devo celebrare per voi. Oh. Questo funziona però se poi anche voi personalmente pregate un po', avete un rapporto vostro, instaurate, perché la preghiera serve a instaurare un rapporto personale con Gesù che non può essere sostituito. La preghiera di un sacerdote per il popolo gli attira certamente alcune grazie, gli risparmia alcuni guai e gli dà la grazia di superare alcune difficoltà che se non ve ne accorgete, ma un rapporto con Gesù personale, chiaramente richiede il coinvolgimento della persona che va a seguire, di sicuro che è una cosa bellissima poterlo scoprire e riscoprire, ma anche qui, e voi siete capaci, capite? Cioè, avete visto durante la messa, no? Noi adesso che ci battezziamo da bambini, tante cose non ce ne rendiamo conto, no? Ma se uno, per esempio, quando viene chiesto il battesimo a un adulto, sapete, il battesimo degli adulti fa un po' di catechismo obbligatorio per gli adulti, no? Arriva a un certo punto che poco prima che c'è il battesimo c'è proprio la consegna del Padre Nostro, dice: guarda, tu stai per essere battezzato. Quindi la preghiera di Gesù è questa: tu chiamerai Dio Padre e gli insegna il nostro Padre Nostro, dice Padre, cioè, capito? È una cosa, cioè, noi siamo abituati a tante cose, no? Ma nella messa, avete visto quando arriva il Padre Nostro, non obbedienti alla parola del Salvatore, formale, osiamo dire di queste parole. Siamo, che è successo? Cioè, insomma, tu chiami Dio l'Onnipotente, quello che era tutto l'universo, lo chiami padre, cioè lo chiami papà, cioè tu sei un intimo, un suo familiare, cioè insomma Dio è tanto buono ma è anche tanto tanto grande, no? Quindi ecco, questa chiaramente la preghiera personale e la capacità di vivere e celebrare i sacramenti fa parte del sacerdozio comune, vostro. Quanto più e quanto meglio la esercitate, e tanto più santi diventate. Allora, poi, la seconda cosa, l'essere re. L'essere re, sapete che i cristiani non hanno come re, sacerdozio regale. Secondo punto, la partecipazione alla regalità di Cristo. Ok, voi sapete, no? Facciamo sempre il confronto con il sacerdozio. Allora, un sacerdote, per esempio un parroco, ha autorità canonica sulla parrocchia, il vescovo sulla diocesi, quindi rappresenta Cristo capo e pastore, in quanto governa, ovviamente in stile evangelico, quindi non fa il padrone ma fa il servo, quindi c'è la sua vita da servizio, delle anime che gli sono affidate. E la regalità di Cristo partecipa a un battezzato? Chi dobbiamo governare? Noi stessi. Quindi la capacità di raggiungere il dominio di sé, il perfetto dominio di sé, e la capacità di assumersi anche responsabilità nella Chiesa del mondo, quindi il dominio di noi stessi è sul controllo, nel senso che quando qualcuno viene a sfuglia un po', prima di mandarcelo proprio uno conta fino a 10, se non sempre è facile avere questo, capite? Però noi ce l'abbiamo questa dignità, capite? Quella dignità regale di chi sta tranquillo, sta calmo, no? Guardate Gesù, che grande esempio, insomma, che dà anche durante, insomma, le sofferenze della passione, che rimane tranquillo, ecco, sereno, maestoso, insomma, anche tu dici come si fa? Questa cosa in germe in noi ci starebbe se impariamo a farla crescere e a esercitarla, no? E poi la capacità di assumersi responsabilità nella Chiesa e nel mondo. Ecco, per esempio, c'è qualcuno qui, un laico, qui per esempio non ci stanno, nella parrocchia, dopo lo vedremo, esistono anche degli organismi di partecipazione, cioè che proprio
comportano delle responsabilità da parte di chi volontariamente ti dà una mano, per esempio c'è il consiglio degli affari economici, cioè se ci sta una cosa che comporta nella gestione della parrocchia una scelta da fare, allora c'è una partecipazione, tu partecipi alla funzione del parroco di amministrare i beni della parrocchia con la trasparenza, quando volete i bilanci sono tutti quanti disponibili, ecco, in entrata e uscita nell'archivio parrocchiale, però c'è una partecipazione, così il consiglio pastorale, cioè, che facciamo in parrocchia, il vescovo ha la sua indicazione, dobbiamo fare un cammino di un anno, dobbiamo proponere alcune cose, che tipi di attività mettiamo in piedi, tu ti consigli, loro partecipano, dicono tranquillamente la loro, no? Quindi, e poi ci sono delle funzioni anche più elevate, insomma, nella chiesa, nelle organismi di partecipazione anche per il vescovo, c'è il consiglio pastorale diocesano, sono tante, ce ne sono, no? Oppure nel mondo. Quindi abbiamo questa capacità di acquisire questo dominio e questa padronanza di noi stessi tale, ecco, che ci rende partecipi della regalità di Cristo. E poi i laici sono anche profeti, quindi sacerdoti e profeti. Che significa? Allora, numero uno, che noi abbiamo lo Spirito Santo, per cui la parola che viene proclamata e che certamente i pastori ce la spiegano un pochino, quindi ci aiutano a comprenderla, noi però abbiamo l'orecchio aperto, capace di ascoltarla, capace di comprenderla, capace di metterla in pratica e anche capace nel piccolo di testimoniarla. Cioè, ci sono degli ambiti in cui la parola di Dio, voi sapete, no? Io non posso andare in giro dappertutto, capite? Ma alcuni luoghi, gli ambienti di lavoro, i posti dove state, cioè un cristiano che vive in questi ambienti, è un piccolo profeta, non nel senso che si mette a fare le prediche o si mette a fare il profeta che dopo ti pigliano per scemo e non funziona, no? Però nel piccolo, sia con l'esempio che si dà, sia anche con una parola che si può dire a tempo, luogo e modo opportuno, no? Io ho conosciuto tantissime bellissime storie, cioè di persone che sono state aiutate a ritrovare la fede o a riavvicinarsi alla fede per la presenza discreta di qualche buon cristiano che senza strafare, però questa cosa l'ha fatta. Voi sapete che molti di voi sono genitori di ragazzi che devono ricevere la cresima, c'è il sacramento, questo qua, che ti rende testimone e soldato, se dice una volta di Cristo, che è la cresima, poi avete ricevuto tutti quanti, quindi anche qua noi abbiamo un carisma, un dono, e che deve essere messo ovviamente in campo e in atto, no? Ecco, penultima slanza, poi c'è la partecipazione dei laici anche alla missione della Chiesa, quindi non soltanto, no? Ho già accennato, ci sono in parrocchia dei veri e propri organismi di comunione, che sono il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici. Quindi i laici, abbiamo visto, oltre che a santificare il mondo e a santificarsi nel mondo, a partecipare in questo modo agli uffici di Cristo, sacerdote, re e profeta, hanno anche, e questi devono anche essere un pochettino aiutati nello spirito di accoglienza, la possibilità, per certi aspetti il diritto e anche il dovere, ovviamente tra virgolette, di partecipare alla vita proprio attiva della Chiesa e della comunità piccola, parrocchiale o ecclesiale. Allora abbiamo tutti gli organismi di comunione, sono organismi aperti, cioè, quest'anno grazie a Dio, non so da quanto tempo che sta più, il Vescovo mi ha subito sollecitato, qui non c'era il consiglio pastorale, non ci può, il consiglio pastorale che cos'è? C'è qualcuno qui che ne fa parte, è un gruppo rappresentativo delle varie realtà parrocchiali che aiuta il parroco nella conduzione pastorale della parrocchia, è un organismo consultivo, non è un parlamento, nel senso che le cose vanno ai voti, la maggioranza vince, però se funziona bene ha una funzione reale, capito? Anche questi incontri che stiamo facendo, infatti anche l'anno scorso, però convocato il Consiglio Pastorale Nazionale, quest'anno pensavo di continuare questi incontri, li stiamo continuando a fare sulla Chiesa, sui laici in particolare, perché il Vescovo della Diocesi anche quest'anno ha sottolineato l'importanza della riscoperta della dimensione ecclesiale, specialmente della parrocchia e specialmente del rapporto tra la parrocchia e la famiglia. Quindi stiamo facendo quello che la Chiesa diocesana ci indica un pochettino di dare anche in questo che stiamo facendo qui. Poi ci sono tanti ministeri di fatto nella Chiesa, possono essere liturgici ed extra liturgici, stanno i catechisti, c'è chi legge in Chiesa, poi ci sono i membri del coro,
nelle parrocchie dove ci sta, qui purtroppo non ci sta, gli operatori della Caritas, i membri dei comitati feste, qui c'è il comitato che cura le feste, i ministranti, i più giovani che servono l'altare, i sagrestani, i collaboratori della pulizia della chiesa, i volontari delle professioni, d'accordo? Più varie ed eventuali. Queste sono tutte tante cose che sorgono spontaneamente, certamente che poi devono essere fatte in un certo modo. Per esempio, pensate a un lettore, cioè leggere in chiesa è una cosa abbastanza delicata, perché chi legge in chiesa deve leggere bene, perché quando si legge la parola di Dio, chi ascolta la deve capire bene. Se tu ti emozioni non si può leggere. Se tu non riesci, diciamo così, ad avere... No, qui sono bravi, detto, non dappertutto è così, Cioè, non è che si tratta di una cosa, capito? Però alcuni hanno questo dono, altri no. Se tu quando alzi, ti vedi con gli occhi puntati, non te la senti, cominci a balbettare, capito? Cioè, che poi la persona ci deve arrivare da solo, perché io mi farei enorme imbarazzo, insomma, andando a dire a una persona, no? Diventa molto molto in difficoltà. Ci avrai altri doni. Cioè, chi vuole poi impegnarsi, questo è anche, diciamo così, una cosa che, ripeto, io ho sempre pensato, ma le persone che collaborano con me lo sanno, io non amo affliggere il prossimo, nemmeno per le cose necessarie. Altrimenti io ho sempre detto, Bruno Nepeti, che a me non mi sentirete mai dire come mai che non te vedo a messa la domenica. Io queste cose non le dico, d'accordo? Le devo dire per forza ai ragazzini del catechismo, perché almeno a fa finta che venga la messa ci devono fare, perché sennò mi mettono in estrazione difficoltà, capito? Perché questi devono presentare al vescovo, cioè se sono, come dire, i desaparecidos totali, cioè è una prima bugia al vescovo, capito? Cioè, diventa poi complicato, ma questo, diciamo, è un'eccezione, ma a me non mi piace una cosa di questo genere, e neanche al nostro Signore, perché Dio vuole che noi queste cose piano piano le interiorizziamo, le maturiamo, le facciamo nostre e le viviamo con gioia. È chiaro che è un comandamento andare a messa, quindi se uno non lo fa, fa male, però non si può campare soltanto, come dire, con devo andare a messa per fuoco, perché è brutto, Cioè, quando uno si trova in una situazione di questo genere, il problema grosso, e io credo che lo Spirito Santo lavori in questo modo, e auspico e so che è abbastanza così, è che dentro il cuore se comincia a muovere qualcosa, che tu ricominci a interiorizzare tu il desiderio, il gusto, la voglia, l'ho visto tante volte, quando succede questo è tutto quanto in discesa, d'accordo? È tutto quanto più bello, più semplice e più facile. Se tu vieni una persona la vive il collo e la costringi, meno che mai, per esempio per quanto riguarda, peggio ancora, la confessione, mai, non ho detto una mezza parola. Voi capite che io da prete so benissimo, no? E lo dico anche dal pubblico, lo sapete pure voi, che ne avete pure voi. Quando una persona fa la comunione, se deve essere confessata, allora voi capite, io sto sempre zitto, ma l'occhio ce l'ho. Supponiamo che vedo a messa la domenica una persona, che ormai le facce delle pecorelle le conosco quasi tutte, che a messa non ce la vedo mai. Ah, viene a messa e fa la comunione. Secondo me, ieri è andata in abbazia, o doglie pare, si è confessato, ma io non è che non gli do la comunione perché dico, ma manco gli vado a dire, oh, ma che te sei confessato, cioè, capite? Cioè, è un pensiero che ho, d'accordo, ma perché ce l'ho, perché gli voglio bene, d'accordo, ma sarebbe una gravissima mancanza di rispetto e di garbo andare a fare una cosa di questo genere, capite? Perché le persone devono capire, cioè, io da sacerdote so che se un fedele facesse una cosa di questo genere va a fare un guaio che grosso quanto una casa, è un peccato bruttissimo, cioè arreca proprio alla propria anima un male grande. Io da padre, come un padre nei confronti di un figlio, se potessi glielo eviterei, ma non per evitarlo non posso andare a fargli del male alla coscienza in un altro modo. Certo, quando poi predico, quando parlo, dico ragazzi mi raccomando, voi sapete Benedetto XVI scrisse una volta una lettera enciclica dove disse proprio a noi padre, cioè, veramente si incroce, però tutti i torti non c'erano, se mi raccomando, soprattutto in occasione dei funerali, dei matrimoni, voi vedete che al funerale e al matrimonio partecipa anche gente che magari non è freddo. Allora, sì, che succede? Memoria mio padre, so 20 anni che non mi confesso, vado al funerale, che faccio? Io te posso di niente, figlio mio, però delicatamente prima della comunione di dire mi raccomando ragazzi, ricordiamo il catechismo, cioè la comunione, chi si è confessato,
se ci arriva ci arriva, ecco, prego, e se non ci arriva non ci arriva, però io anche lì non capite, cioè, quindi è molto importante che noi impariamo questo senso davanti a Dio di responsabilità, cioè le cose nella Chiesa devono avvenire in questo modo, cioè, io su questo proprio non muovo, capite, cioè non puoi prendere persone e piarle per collo, questo Dio non lo fa. Voi sapete, cioè, guardate che c'è molta gente che è scandalizzata, dice, ah, esiste l'inferno, ah, come è possibile che Dio mandi l'inferno? L'esistenza dell'inferno non è altro che l'estrema conseguenza brutta, e che Dio fa di tutto per evitarla, del rispetto che Dio ha della tua libertà. Perché se tu purtroppo vivi lontano da Dio, cambi malamente, tu ti consegni l'anima, anche se non lo sai, nella mano del diavolo. E se muori in questo stato, il diavolo ti pia quello che è suo. Dio per tutta la vita, attraverso la coscienza, o imparate piano piano, no? A entrare in voi stessi, ad ascoltare, perché Dio a tutti quanti vi parla nel cuore, a tutti, nessuno escluso. Anche alla persona più cattiva, anche alla persona che sta più lontana, se fate un pochino di silenzio ogni tanto, se imparate ad ascoltarvi, Dio dentro vi parla molto chiaramente, molto meglio di me, molto più di me, perché siete anime, figli suoi, cari a Lui. Però Dio vuole che questa sua delicata parola tu gli presti ascolto, ci pensi, e poi liberamente, volontariamente, se ti accorgi che c'è qualcosa che devi mettere a posto, che devi sistemare, che devi cosà, tu lo fai. Il sacerdote, da questo punto di vista, è al servizio, ti aiuta, per le confessioni, potete venire pure alle 3 di notte, suonate la porta, mi devo confessare. Venite, fatelo, alle 3 di notte c'è nessun problema. Confessioni e olio santo non c'hanno orario, d'accordo? Vanno da 00:01 alle 23:59 del giorno dopo. Confessioni e olio santo. Poi il resto magari un po' più non normale, no? Però quelli non si, capite, non si toccano, perché ecco. Quindi tutte queste cose, tutte queste forme, la Chiesa, anche questa parrocchia, è una parrocchia aperta, ovviamente, all'accoglienza di tutte quante le relazioni di una persona che dice: no, voglio mettere a disposizione, voglio fare catechismo ai bambini, benvenuto, voglio dare una mano al coro, benvenuto, voglio dare una mano a pulire la Chiesa, benvenuto, voglio mettere a disposizione le letture in Chiesa, chi è, se ne ha, benvenuto. Non lo fai, fa niente, d'accordo, tranquillo. Poi dentro la Chiesa ci sono anche, qui non ne abbiamo, alcuni ministeri cosiddetti istituiti oppure ordinati. I più importanti oggi sono i diaconi permanenti, quindi oggi ce ne stanno 28, sono uomini, anche sposati, che possono accedere appunto al primo grado dell'ordine sacro, che non è di natura sacerdotale, ma è fatto appunto per il servizio, e chiaramente se tu volontariamente ti offri a fare una cosa del genere, certo, poi c'è degli impegni anche abbastanza impegnativi, no? Chi legge in Chiesa può anche ricevere un ministero istituito, che è quello del lettorato, così come i ministri straordinari della comunione, che si chiamano appunto straordinari, perché non se ne deve fare un uso ordinario, quindi nelle circostanze in cui certi malati sono sempre visitati personalmente. Ho conosciuto sacerdoti eroi, che io imiterei, cioè uno tanto è morto, Don Adriano Bragazzi, qualcuno l'avrà sentito nominare, Don Adriano Bragazzi, che era parroco a Terracina, è stato parroco con Dio da Santa Maria Vetti nei tempi, c'erano 80-90 malati, quindi cioè, lui in 2 giorni cominciava venerdì mattina, dalle 8 fino all'1, dalle 2 fino alle 8, poi il giorno dopo dalle 8, 2 giorni, assicuro, io li ho fisicati sempre, per me a me è sempre andata bene che con la mattinata ho visitati sempre tutti. Ma assicuro che è bello, però ti stanchi di visitare i malati, cioè dico, dovrò pure guadagnarsi, però andare peggio ancora quando vai in macchina nelle grandi città, insomma, io stavo a Borgo San Michele, mi facevo 40 km di macchina a visitare tutti quanti, perché lì c'era un territorio insomma vastissimo, uscire la mattina, quindi però veramente se ci avessi una parrocchia come a Roma che stanno 30.000 abitanti, se ci avessi 1.000 malati, se sembrate solo, cioè non c'è niente da fare, te devi chiamare qualcuno, porgli qualche like, gli spieghi bene alcune cose, devi stare attento, non tocca, cioè capite?
Quindi la Chiesa oggi, anche per la carenza delle vocazioni, insomma, ha messo queste cose perché ci possono essere delle situazioni, insomma, di reale bisogno, necessità. Insomma, c'è una parrocchia dove stanno 1000 persone a messa, a Roma ce ne stanno tante, insomma, tu sei prete, succede da solo, se 500 persone fanno la comunione, devi farti, devi fare 2 ore e mezza di messa. Cioè, è troppo, hai capito? Quindi, cioè, in situazioni di questo genere, lo sapete, ordinariamente i ministri ordinari della comunione sono il sacerdote e il diacono, però ecco, quindi c'è anche questo ministero, insomma, nella Chiesa. Scusa, prima c'era del diacono, eh? Quando c'era Don Isidoro c'era Sor Agnese che portava, sinceramente, Sor Agnese, poi quando c'era Giuseppe c'era Graziella. Questo si chiama ministero straordinario, nel senso che devi valutare se ci siano le circostanze. Qui non ci sono le circostanze, qui siamo anche quando siamo in due a dare la comunione, con 2 preti, ma quando siamo da soli, cioè dalla comunione ci metti 3 minuti, non ci sono le, qui non ci sono, quando ci stanno non c'è assolutamente nessun problema, no? Ok, l'ultima slide, ultimissima che ci sta qui ancora. Allora le ultime cose, anche queste sono cose che qui, essendo una piccola realtà di paese, non sono presenti. Voi sapete che nella Chiesa ci sono oggi, soprattutto dopo il concilio, ma alcune anche molto, molto, molto prima. Qui per esempio in parrocchia c'è l'Azione Cattolica ancora esistente, il gruppo dell'Apostolato della Preghiera, questi sono gruppi molto, molto antichi, antichissimi, no? Formati da molto tempo prima del concilio. Adesso c'è una fioritura perché i fedeli laici hanno anche il diritto di aggregarsi e di curare la propria vita interiore, appunto, in forma associata. Ovviamente preferibilmente con associazioni, movimenti e gruppi riconosciuti dalla Chiesa. Adesso più o meno tutti quelli che girano hanno tutti quanti uno statuto approvato dalla Chiesa, quelli che vedete qui dietro, insomma, Azione Cattolica, Custodia della Preghiera, il Movimento dello Spirito, Cammino nel Tribunale, Fuvolarini, Scout, gruppi di preghiera di Padre Pio, Corsivis, tutti quanti i gruppi che hanno già uno statuto approvato dalla Chiesa e che appunto sono gruppi che servono a curare la propria crescita personale, nella fede, nel carisma, in certe missioni specifiche, e ovviamente sempre all'interno di un unico spirito ecclesiale, e che fanno parte della vita di molti fedeli laici. Insomma, qui, ripeto, qui c'è l'Azione, Cattolica, c'è l'Apostolato della Preghiera, e poi sono i vari gruppi parrocchiali, i gruppi giovani. Qui per esempio c'è un gruppo di giovani adulti che sta camminicchiando, insomma, abbastanza bene, sono una decina di ragazzi. Il post-cresimo, che speriamo che ci sia presto, qui i ragazzi del catechismo, sto dicendo, dico ragazzi, vedo che siete così, che stanno così. Le cose più belle, per esempio, io abbiamo fatto erano in pochi, abbiamo fatto un incontro di catechismo atipico, d'accordo, fuori degli schemi, perché essendo pochi, io ho riapprofondito un pochino alcune cose, hanno fatto un sacco di domande. E qualcuno, qui c'è qualche mamma, qualcuno ha detto, dice, ma quanto è stata bella la lezione di oggi. Ecco, vedi, queste sono, tra virgolette, gli incontri che si fanno fuori degli schemi del catechismo, che sono molto più belli, insomma. Quando una persona, perché anche il discorso del catechismo, io, se vuoi, ieri l'ho detto pure tanti preti, mo stanno rifacendo tutto quanto il discorso del catechismo, allora, mo ve lo dico, d'accordo, ma però l'ho già detto, se dipendesse da me, a 10 anni sarebbero già finiti i sacramenti, subito. Comunione e cresima già fatti. Perché il discorso è molto semplice, per dire, ve lo dico proprio tranquillissimamente, ve lo dico perché voglio bene, perché anche alla luce di quello che ho detto precedentemente, la fede è una cosa che deve essere scoperta e percepita come valore a livello personale. Che tu a un ragazzino gli dica, gli fai ricatto, vuoi la cresima? Non lo so, 6 anni di catechismo, o forse pesco di 2 a 5, le faccio lo sconto. Però il discorso è questo qui, allora, cioè,
i sacramenti. Voi sapete, per esempio, no, esatto, per esempio a Latina un sacco di gente, proprio nella città di Latina, dopo la prima comunione, via. Allora, il contesto sociale oggi è cambiato, d'accordo? Perché oggi l'italiano si ritiene in linea di massima cattolico, ma è un'adesione, diciamo così, molto generica alla religione, alla chiesa, carità, capite? Ma è molto lontano dalla pratica, sia sacramentale, sia anche... Allora, sta fede qua non serve quasi a niente, d'accordo? Il discorso è questo qui. Vuoi questo? Cioè tu pensi che... io dico sempre, c'è la scuola dell'obbligo civile, c'è la scuola dell'obbligo ecclesiastica, quindi la comunione e la cresima, tu vuoi la terza media, te la do subito, a minimo costo possibile, un po' di catechismo, ma proprio il minimo. Dopodiché io a te famiglia ti dico, allora, numero uno, tu porti i tuoi figli a catechismo, questo ve l'ho detto anche a voi, ma non ve lo dico a fare la predica, perché a me non mi piace fare le prediche per rompere scatole al prossimo, perché io mi metto nei panni vostri, dico, se ci avessi un figlio, cioè, capito? Tu lo mandi a catechismo, ma è chiaro che se questi io non te li vedo a messa mai e non vedi i genitori coinvolti, ma mettetevi nei panni del vostro figlio, questo che fa? Io vado a catechismo perché credo, ma non interiorizza, capite? Allora, personalmente io poi, ho detto, sono vocazione ad adulto, io sono diventato prete perché io ho visto che cosa significa avere la fede con la F maiuscola, d'accordo? E io per questo ho diventato prete. Ho rinunciato tanto, capite? Io so che vivere in un orizzonte di fede o senza è un'altra cosa. Allora, se tu vuoi la terza media, te la do subito. Cioè, oggi, essendo cambiato il contesto, a mio avviso, dato che ho cambiato idea, io all'inizio pensavo che bisognasse essere esigenti, fare le minacce, se non viene a messa faccio la cresima, gli incontri, no. È necessario che le persone siano sollecitate, stimolate. Vuoi fare anche tu con tuo figlio una scelta significativa? Sì. Allora c'è bisogno che ti obbligo, perché dopo che hai fatto la cresima, sei tu che a tuo figlio gli dice andiamo insieme, il parroco fa qualche cosa e lo stanno progettando in Dio, su un cammino anche dopo il catechismo obbligatorio. Questo va benissimo, va. Però se non c'è una famiglia che capisce, dice, ma se io l'ho visto i ragazzi come crescono, cioè quelli che ho lasciato di là, mo c'hanno 20, 22, 23, 24 anni, dovete vedere come sono usciti fuori, capite? C'è stato un abisso, e non è che sia gente strana, è gente che sta in mezzo ai loro simili, in mezzo ai loro coetanei, qualche coetaneo ha fatto delle scelte balorde, qualche coetaneo si fa le canne, qualcuno si fa la cocaina, altri hanno fatto scelte distruttive. E loro sanno stare anche in mezzo a questi ambienti, però in maniera differente, portando anche un tipo di messaggio differente, capito? Un ragazzino che è cresciuto con me l'8 dicembre è diventato diacono, ora diventa prete. Io mi ricordo anche quando era giovane, no? E lui stava alla messa tutti i giorni e faceva un liceo a Latina, immagino che la messa tutti i giorni, ancora nessuno sapeva che già stava fino a quando l'avrebbero rovinato, no? Lui lo rispettavano tutti quanti. Era stimato, rispettato e riverito, anzi se qualcuno aveva un problema andava a parlare con lui. Quindi, cioè, se una persona, cioè, e se non l'ha capito, cioè io faccio un buon servizio da prete se faccio nascere delle buone domande, cioè metto qualche pulce nell'orecchio di qualcuno, capito? E l'aiuto. Se io la vivo per copia dico no, 10 anni di catechismo. Quindi riviene col coso forzato, o perché quasi sempre, perché comunque i genitori per questo radicamento, che ancora non è completamente sradicata la fede, sai, in alcuni posti sì, alcuni posti del nord Italia è un disastro, niente matrimonio in chiesa, niente battesimi dei figli, cioè dal centro sud la situazione è un pochino differente, al sud è ancora più differente, al sud anche non per Paolo mi racconta delle cose che qui non si vedono già più. D'accordo? Più si scende verso giù, più la fede aumenta, più si va verso su, più scende, però rimane un pochino, perché un genitore è raro che non faccia battezzare, fidesse proprio uno di quelli che proprio incavolati, mangia preti, insomma, o che non manda i figli a ricevere, cioè è una cosa comunque considerata un pochino importante. Quindi questa è una cosa buona, e io questa te la semplifico il più possibile. Se tu vuoi solo questo,
te perdi una chance, capito? Tuo figlio crescerà peggio, però la responsabilità dell'educazione anche religiosa dei tuoi figli era tua. Perché voi quando li avete battezzati, voi vi siete presi la responsabilità di educarli cristianamente, siete voi che avete detto al sacerdote, guardate, ma anche quando giunge il matrimonio, siete disposti ad accogliere i figli e a educarli secondo la legge di Dio della Chiesa, un compito, cioè, io vi do una mano, però dobbiamo lavorare, sì, cioè a disposizione, pure notte e giorno, io il tempo che ci ho impiegato, non perso con i ragazzi, lo so, ma volentierissimo, io so che faccio staccio notte e giorno, la mattina e la sera, non ho paura di lavorarci nelle cose, no? Anche per tre persone, a me non me ne importa niente. I primi tempi, vedete quella roba lì, no? Adesso, pure adesso, fai gli incontri, vengono quattro gatti, non fa niente. Perché se Dio ci mette le mani, quattro gatti poi diventano 40 gatti. Io la prima volta che gradonavo i ragazzi a Borgo San Michele, uscivo il sabato, due persone. Il sabato dopo non c'era nessuno e torniamo in canonica. Tre sabati dopo, una persona. Quarto sabato dopo, tre persone. Tu dici, ma che gli faccio? Che fa? Cioè, ti viene la depressione? No, va avanti. L'anno dopo, cinque persone. L'anno dopo? Due anni dopo, otto persone. Superato, se parte il motore, 15, 20, 25, 30, 35, 40, e sono rimasti 50. Capite? Quindi non è che uno c'ha. Tu disputi, tu dici, tu sputi sangue per due persone, tu sputi sangue perché non sono le due persone, quello è piccolo seme, capito? Chi viene dopo di me si ritrova, no, se deve mantenere e. Va bene, d'accordo, non c'è nessun problema, perché si agisce per il bene delle persone. Però anche lì è fondamentale, anche lì, dice ragazzi, il catechismo finisce. E se io lo incontro per strada, non ti venga a chiedere, cioè stai ragazzi, cambiano strada, dico, ah, perché non mi devo vedere, ma chi lo sa che mi dice? Non ti dico niente, ti dico, ciao, come stai? Non è che ti dico, ah, sei sparito, non sei venuto da me, non glielo dico, d'accordo? Sempre per lo stesso discorso. A mio avviso oggi bisogna andare in questa direzione.